dei fanciulli nell'angolo di un tè con la palma. Oggi sono a tema nataloso, sono un elfo! Sono un elfo perché devo aprire tutti questi regali. In verità, io da buona elfa, quale sono, il grande capo sta qui, ha confuso i pacchi. Quindi, per attuare, diciamo, questo video, ho bisogno di un assistente. Però prima vi dico di che cosa ci tratta e poi iniziamo ad aprire. Quelli che non verranno aperti su un video IGTV, perché questo video è in collaborazione. Oggi parliamo del Secret Santa, regali di Natale a sorpresa, in collaborazione con due fanciulle che ovviamente conoscete sicuramente meglio di me, che sono Sissy Tube e Giugiolina, come la chiamo sempre io. Non mi odiate che io mi toccherò sempre i capelli, perché quando diventano lisci per me è un'ossessione, perché praticamente già si stanno gonfiando. Vedete tutti i riferimenti sia di Instagram che di YouTube giù nell'info box. Mamma, vediamo a noi. Come vi dicevo, io ho bisogno di un assistente perché dobbiamo fare un giochino. Cioè, non è soltanto scoprire tra questi pacchi qual è quello che contiene i due regali delle fanciulle, ma soprattutto indovinare il libro che mi è stato regalato. Ma mamma, vi do qualche intro e poi chiamo subito il mio assistente. Ovviamente con le ragazze abbiamo deciso di farci un regalo a sorpresa, ma per non spaventare le nostre aspettative, abbiamo scelto di crearci delle nostre mini wishlist, in modo tale che le altre ragazze potevano scegliere tranquillamente con una cerca un po' più ristretta. Ma non ci siamo dette quale libro abbiamo regalato, quindi io ora chiamerò mio fratello che mi dovrà aprire i pacchi, cioè io i pacchi non li aprirò e dovrò indovinare, lui mi leggerà, io sono preparatissima, da quant'è che non giro un video su YouTube, e io non so, mio fratello mi leggerà i bigliettini della legittima proprietaria e io dovrò indovinare chi mi regala cosa, e ora bisognerà soltanto spiegare a mio fratello. Ti presti a un gioco? Vieni qua. Tanto non ti riprenderò la telecamera, vieni qua. Vieni. Ti devo sollevare quelle cose? Sì, dobbiamo fare un gioco. Allora, siccome a noi non ci piace vincere facile, Natti, questo è mio fratello, piacere Michele, saluta la regia. Anche se non mi vedo. Io sono popolata e tu fai la renda. Aspetta che ti prendo le corna. Allora, due ragazze mi hanno regalato due libri. Solo che il gioco non finisce qui, dobbiamo indovinare chi ci regala cosa. Solo che noi siamo talmente intelligenti che abbiamo lasciato il bigliettino firmato. Quindi tu dovrai aprirli, possibilmente visto le esperienze che hanno avuto le altre ragazze, non dimenticare da dove hai preso il bigliettino, perché qualcuno ha sbagliato, e mi devi dire, cioè mi devi leggere il messaggio senza dirmi il nome. Quindi, ricapitoliamo, apri, mi devi leggere il messaggio, senza il nome. E tu devi indovinare chi è. E io devo indovinare chi è. Ovviamente facciamo in modo che il pacco più piccolo... Allora, facciamo una cosa, mi sfili il libro fuori e poi mi rimetti il bigliettino dentro. Ci ricorderemo. Ragazzi, io registro tutto, quindi... No, aspetta! Io non vedo, ragazzi. Ok, provate il bigliettino. No. Bravo! Ah, Michele, ce ne saranno due. Uno con la dedica e uno tipo fattura. Sì, sì. Quello con la fattura non serve, lo puoi anche nascondere nella poltrona. Allora, quindi una poesia, non è un messaggino. Non è un messaggino. Allora, già che mi hai detto questa cosa... Già che mi hai detto questa cosa posso immaginare chi è. Vai. Apro quell'altro intanto, così tutte e due... No, prima mi apri... Oddio, no, aprimi anche questo, fammi chiudere gli occhi, allora. Perché... Vabbè, tu i bigliettini te li puoi anche leggere. Eh no! Se ci sta il nome... No, non ci sta il nome. Come non c'è? Cioè, scusa. Sì. Dammi un pennarello che lo cancello. No, che io poi me li conservo, quindi. Ok. Vai. Questo è più normale, va. Allora, già questa cosa spiega tanto, vai. Cosa hai fatto qua? Sì. Cosa hai fatto? Hai lasciato il bigliettino o non l'hai lasciato? No, ce l'ho io il bigliettino.
Bravo, ti ricordi chi è il libro di... Ah beh, tanto abbiamo questo clip della frase più lunga e più facile, sì, anche da capire. Sì, quello grande, dai. Ok, la frase più lunga è sul libro più piccolo, la frase sì. più breve è su quello più grande. Ok. Vai, leggi. Ecco a te, la storia che ti vedo. Qual è il pacco grande e quale piccolo? Oh, mamma mia, mo leggi in mezzo a quello grande. Che cazzo serve? No, perché devo capire chi poi mi rega la cosa. Devi capire. Vai. Ah, posso iniziare o devi interrompermi? Che è difficile quella lunga. Il bigliettino quello grande. Ok, vai. Quello grande ma dentro piccolo, diciamo. Allora, ecco. Cosa vuol dire? Perché il foglio si è creato la base. Ah, parte. Ok. Sempre malizia comunque. Ecco, posso iniziare? Sì, vai. Ecco a te la storia che ti vede un po' protagonista. Oddio. In attesa del prossimo, buona lettura. Oddio. Da... Da è fonte di indizio. C'è il beat del programma. Mette il montaggio, beat. Grandi montaggi. E ok, questo è per quello. Oddio, devo vedere il libro per capire di che cosa si tratta. Perché... In attesa della prossima. Allora, si parla di un seguito, secondo me. Adesso una saga, una serie. Perché se si tratta di un seguito, deduco che ci sia un seguito. Vai. Quell'altro vuoi vedere il libro? No, mi leggi anche l'altro così poi potrai andare e non ti rompo le scatole. Va bene, devo fare pagare comunque. Allora, fate donazioni per la nostra arena sottopagata. Alla fine del video cliccate sull'abbonamento, anzi iscrivetevi al canale, lasciate allora, un like. Non posso dire niente di compromettente, quindi... In che senso? Così inizia. Ma in che senso? Così inizia. Contenta io di conoscere persona bella come te, esageriamo un po' qui comunque, e sperare di incontrare dal vivo presto. Comunque. Io già, allora ti dico solo, io già da questo messaggio so chi è. Sei già un po' sdoccinato. No, già dal fatto che ha detto che ci incontreremo ho già capito chi è. Intanto io auguro a te buone feste, piene di gioia e di amore. Amoroso da. Allora, questo qua è del pacco piccolo. Io lo dico subito, ragazzi, questi sono i miei primi pronostici. Sicuramente azzecco. Il piccolo me lo manda Sissi, il grande Giuggiola. Veramente gli auguri. Aspetta, tu dici. Sei sicura tu? Sei davvero sicura di conoscere? Oddio. Non ci vuoi. Vuoi chiamare a casa? Chiama oddio, a casa. Sì, chiamo a casa. Chiama chi devi chiamare. Ok, allora nascondi. No, anzi, sfiami i libri. Tipo. Sì, ce l'ho già col messaggio. No, il messaggio lo devi nascondere. Messaggio con il bigliettino. No, però come dobbiamo fare? Io lo devo vedere per ultimo il bigliettino. Abbiamo già, che devi fare, ma. Ora puoi andare. Ma tutto qui mi usi il getto. Dopo 20 minuti. Mi usa il micetto. Grazie per la partecipazione e per. Comunque, i bigliettini stanno qua. Oh, vedi, ad aprire gli occhi. Comunque, con la corta e con la grande. Grazie, è molto gentile. Sempre stato un applauso a mio fratello. Ok, vai. Io ho nascosto i libri qua sotto. Li vedrò insieme a voi in anteprima. Pam! Oh. Oddio. Oddio. Non ho capito una mazza. C'è un problema. Allora, c'è un problema. Questo non era nella wishlist e quindi me lo manda Nancy. Io sono più che certa, quindi ora vedrò quello grande. E vabbè, beh, lasciati fuori quell'altro idiota. Ok, l'avevo azzeccato. È stata Nancy. Quindi c'è un problema. Mi manca il libro di qualcuno qui. Allora sono un disastro. Sono un disastro. C'è un problema però. Io devo aprire questi allora per capire. Perché secondo me sta in uno di questi. Perché risultava consegnato. Aspettate. Allora. I racconti del disagio. Allora, ricordati Palma la frase che hai letto.
Oddio, questo è il... Allora, passo indietro. I racconti del disagio di Luca Maletta, edito Caravaggio Editore. Allora, io volevo tantissimo leggere questo libro e io... Ora c'ho un dubbio. Oddio, c'ho un dubbio. Allora, visto il genere... Io non ricordo se l'ha letto, ecco perché c'ho sto dubbio. Io, se non sbaglio, l'aveva letto. Se non sbaglio, l'aveva letto. Allora, perché io volevo questo libro? Perché oltre alla trama che è super curiosa, ho amato anche il fatto che all'interno del libro ci fossero delle sottolineature e delle, diciamo, appunti fatti a matita, perché, ora vi faccio vedere proprio quello più particolare, che è proprio la macchia di caffè, perché... È una cosa che io voglio adoperare su alcuni manoscritti, perché facendo la grafica è una cosa che mi piacerebbe adottare e volevo vederlo proprio tecnicamente come può sembrare nella stampa. Quindi io penso che questo me lo manda Giugiolina. Penso proprio. Quindi ora dovrei aprire. Oddio, disagio. Disagio, il disastro in live, adoro. Io tutta convinta, no è questo, no è questo, sbagliatissimo. Quindi, allora, poi questo ve ne parlo perché questo è un altro regalo. Questo per me lo manda Giugiola. Non ricordo di averlo visto da Sissi. Ora un lapsus freudiano, però come genere è molto più... machiavellico, quindi secondo me è Giugiolina, secondo me. Ora è un altro problema. E io penso che sia questo, a questo punto. Vabbè, tanto il mio pronostico l'ho fatto. Questo secondo me è l'altro regalo di Nancy, quindi non è. Secondo me è questo a questo punto. Palma, cioè... Apriamolo in diretta. Vabbè, tanto io... Ah, anzi, visto che non posso dire niente di compromettente, quindi... Ok, qui è firmato da Giulia Moro, quindi Giugiolina. E io la chiamo... lei nel profilo si chiama Giugiola, però a me piace chiamarla Giugiolina, non lo so, mi sa di una cosa tenera, quindi ho azzeccato. Il problema è ora capire quello che mi manda Sissi. Quindi abbiamo fatto un po' di casino. Vado a spiegare a mio fratello che c'è stato un pripruppuo. Perché quello che penso essere il pacco, cambiamo il pacco, del libro corretto deve essere questo. Ok, è chiuso. Michael, vieni che c'è un aggiornamento. Vieni, 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 vieni. Perché c'è un problema sostanziale. Sai perché io ho sbagliato? Perché ero convinta? Perché in poche parole questo è il libro di una mia amica, quindi non c'entravi in questo video. Perché c'era il nome, quindi ora mi devi leggere. No, in verità questo l'ho azzeccato, perché c'è, tu hai detto da, non le sei scritto, però c'è scritto sopra Giulia ed è Giugiola, quindi quello l'ho azzeccato. Ora, visto per par condicio e non offendere nessuno, questo lo devi aprire, dovrebbe esserci un minutino fuori. Questo è più complicato. E quella c'è la bustina, mi leggerai. Io spero solo che non sia un'altra persona, se no abbiamo fatto... Ok, lì ci dovrebbe essere tipo un bigliettino. Vai, per correttezza leggilo tu, visto che sei il mio regista preferito. Questo si è impegnato di più, eh? No, che si è impegnata, è Amazon! Questo diamo... Ah, no, vabbè, no, che c'entra il pacco? Io sto facendo tutta la confezione del regalo, guarda. Eh sì, perché Amazon ti mette l'opportunità di mettere il pacco. Ma pagare amore, più! Amore! Ma non... pagare più! Eh sì! Amore, non si è impegnato! Quanto sei bello! Ma non si è impegnato! Quanto sei bello! Non vuol dire che si è impegnato che ha speso il più! Si dice così, Michele, nessuno ti ha insegnato niente. Ma non dovevi far uscire il libro, Michele. Non dovevi uscire il libro. Che cos'è? Ah, non è un libro. E non è manco questo. Non è un libro. Un modem, che è? Cos'è? Che cazzo mi viene? Ah, è la lampada a forma di luce. Non mi dico ancora. Un modem. Perché giustamente ci manca internet. Allora il problema è che... capire chi è che ti manda questo pacco. Io c'ho un po' di confusione, c'è un po' di confusione, vuol dire
dire che l'altro... Perché stiamo a piangere tutti, no? Eh sì, è questo. È Natale, è Natale. E questo punto è quello. E questo è rimasto, ma non è che sono... No, perché l'altro è impossibile. E non è manco... Io non ce la posso fare. Michele, ti stai divertendo ad aprire i pacchi che dovevo aprire io? Questo deve essere un altro video. Sto sfogando lo stress che mi sta facendo venire sui pacchi, va bene? Allora, le persone normali come aprono i pacchi Amazon? Questo è un libro. Okay. È un libro e una borsetta. No. Oh, che carino. Oh, amore. Aspetta, ma è un libro? Non c'è. È un libro, quello è un bonus per il disturbo che ci ha creato. Non ce l'ho fatto pacco. Aspetta, c'è un bigliettino. Sì, ne fanno due. No, una è la fattura. Grazie. Ah, no, questo è corto, vieni. L'ultima volta che ti rompi che l'aiutami per scegliere un libro. Oh, è corto. Ok. Allora, se ho visto il libro, non è... No, ok, non è neanche di questo. Manca un problema, sì, il tuo libro non è mai arrivato. Non è blu perché ti ha detto che non è nero, come cazzo hai visto che non era perché tuo? Perché ho scoperto chi è Nancy, c'è scritto Nancy sul bigliettino. No. Ma me le previsioni non si vai tra una chip, sbagliate. No, è Nancy, tazza qua. Ah. Ah, tu hai letto Annunziata, giustamente il suo nome è vero. Che se ne so io, di chi è? Così. Comunque no, da mezzi. Quindi il problema è che sì, il tuo libro non è mai arrivato. Quando perdi le chiavi, divertiti. Povera Kira Celli, io spero che non vedrà mai questo video perché vuoi ripetere la... Comunque è originale. La copertina approve. Se gli mancano le chiavi c'è Kisby. Allora ragazzi, questo è diventato un trash video. Io mi fermerò qui perché vuol dire che lo continuerò quando arriverà il libro di Sissi. Perché io sto piangendo proprio in lacrime e vuol dire che è arrivato mia nonna, non si è dimenticata, perché manca un pacco. Credo proprio che manchi un pacco a questo punto, perché questo non è, perché questo risulta essere... Si è rotto! Questo però dobbiamo rimettere. Sono in lacrime, ragazzi. Continueremo questo video quando arriverà l'altro pacco. Quindi, palma del futuro, ricordati questo punto. Siamo tornati su questi schermi, fortunatamente ci siamo riusciti. È arrivato il fantomatico libro di Sissi. Diciamo che è stato un'epopea. E allora... Ora vi farò vedere l'anteprima perché l'abbiamo spacchettato con il mio fratello super scocciato, quindi perdonatemi se sembriamo totalmente diversi dall'altro giorno. Vabbè, la sera stavamo a casa, quindi eravamo tutti frizzicarelli, siamo un po' stanchi in questi giorni. PS, ovviamente in questo regalo di Sissi non c'è il bigliettino perché praticamente mi hanno perso il pacco e quindi naturalmente hanno dato l'opportunità a Sissi di rinviarlo senza diciamo ripagare il prodotto, solo che giustamente loro non hanno preso in carica il biglietto perché è stato un ordine ex novo, quindi ecco perché non c'è il bigliettino di Sissi, però poi mi farò dire cosa mi ha detto e nulla, ci devo specificare pure questa cosa. Vabbè, ora l'unica cosa che devi azzeccare è capire qual è il regalo di chi. Trova un biglietto dove c'è scritto Sissi e non mi aprire il libro, me lo apro io, perché l'altro è un regalo. Non ci sta il bigliettino. Ok, quello allora è Feda. Sì, Federica. Questo è Fede, quello con il pacchetto? Federica, sì. Ok, allora mi devi passare l'altro. Il libro vuoi? L'altro libro, quello là senza pacchettino. Ok. E il libro che mi ha regalato Sissi è Un invito inaspettato di T.
Trisha, oddio, forse Trisha Ashley della Newton, e ovviamente qui c'è il prezzo, ma non so ora se sì, 9,90, vabbè, 10 euro, e, ed è proprio a tema natalizio, quindi ci sta a fagiolo. Diciamo che io ho già fatto il mio TBR, però credo che ci infilerò anche questo. E 12 giorni a Natale, voi come sapete io leggo sempre un titolo per Natale, quest'anno forse mi leggo questo, ora vediamo. E io non ho mai letto nulla di questa autrice, quindi sarà super super curiosa da testare. E questa è una versione nuova di, sinceramente, della Newton. Io non ho mai avuto modo di vedere questa tipologia di edizione, che è ok flessibile, ma c'ha la sovracopertina e cioè sembra tipo come la stampa di una versione, diciamo, con la copertina rigida ma flessibile, che alla fine per 10 euro ci sta tutto, anche perché è grande, raghi, cioè sono quasi 500 pagine, 465, quindi è grande, e secondo me è anche molto bellina la copertina. A me piace per esempio la sfera con tutto l'ambiente natalizio, qualcosa che per me è la simbologia per l'eccellenza di Natale, oltre allo schiaccianoci. Bello, mi piace, non vedo l'ora. E grazie ovviamente Sissi. Ovviamente sicuramente questo video sarà tipo lunghissimo, quindi mi scuso per questo video super lungo. Ringrazio chi è arrivato fino a questo punto, lasciatemi un commentino, andate a vedere pure i video di Sissi e di Giuliolina. Ovviamente ringrazio le ragazze per questi regali inaspettati, come appunto un invito inaspettato. E nulla, ragazzi, vi voglio un mondo di bene e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio dalla vostra Palma.